In questa bottiglietta trasparente ho messo qualche mese fa una stampa fotografica e l'ho riempita anche d'acqua la bottiglietta con la stampa fotografica che aderiva all'intorno per fotografarla così in quella posizione cilindrica. Poi me la sono dimenticata chiaramente ed è stata ritrovata dopo credo 3 mesi. In una situazione in cui una buona parte del colore si era staccato, lasciando sotto del giallo, e lì ho fatto un video con quella situazione in cui però si vedeva ancora molto più di così. Poi il processo è andato avanti nei giorni ancora successivi e ora di colore è rimasto pochissimo, mentre tutti i frammenti di colore si sono spostati nell'acqua e danzano nell'acqua. Mentre la fotografia è tutta gialla, ma in certi punti si va staccando anche il giallo e rimane la carta bianca, quindi a poco non rimarrebbe più niente. Dopo lunga meditazione mi sono domandato se lasciare che il procedimento andasse fino alla fine, cioè che la foto diventasse completamente bianca, o se cercare di estrarla dalla bottiglia adesso e di recuperarla in qualche modo fissandola nello stato attuale, quindi con tutta una parte gialla, dove comunque si vede bene ancora il viso della ragazza che ne è soggetto e altri dettagli, ho optato per recuperarla, cioè per cercare di togliere la foto da questa bottiglietta e poi magari spianarla e asciugarla, in qualche modo fissarla in questo stato o in uno stato simile a questo, perché togliendola probabilmente viene via ancora qualcosa. Non ho idea di come andrà questa cosa. Ho pensato prima di vuotare la bottiglietta mettendo l'acqua in questa caraffa, l'acqua che conterrà anche tutti i frammenti di colore che sono stati la foto, quindi in un certo senso sono come un residuo contenuto di questa foto e ora mi accingo a farlo. Ecco, infatti nella caraffa d'acqua abbiamo quest'acqua, quest
piena di colori, di frammenti di colori. Vedrò poi se recuperarla o cosa farne. Mentre ora è rimasta, diciamo, la fotografia dentro la bottiglia, che a questo punto è vuota d'acqua. E il problema è se si riesce a toglierla semplicemente facendola ripassare per l'apertura. Io avevo già scelto una bottiglia con un'apertura un pochino più ampia, e per cui sì, sembra più agevole di come previsto. Ovviamente togliendola si è staccato ancora del colore, e la situazione della foto adesso è questa. Dove in effetti non è che sia rimasto molto. La situazione è questa, è venuto via ancora anche del giallo, e però sicuramente qualcosa si vede tuttavia, e la conserverò così. Diciamo che a questo punto è più un'astrazione che una foto. Tuttavia la voglio far seccare, seccare, insomma asciugare, in modo da avere questa foto che poi potremo associare ai video che ho realizzato con le varie fasi intermedie di questo disfarsi della fotografia. Boh, non so se ho fatto bene o se ho fatto male. D'altronde, se l'avessi lasciata in acqua sarebbe diventata così lo stesso, e poi sarebbe andata oltre, diventando completamente bianca. Ora invece, lasciandola così, asciugando, dovrebbe rimanere sostanzialmente così. La mettiamo ad asciugare e questo è. Quanto a quest'acqua piena di colori, la si potrebbe anche rimettere nella bottiglia, in modo da avere una bottiglia di colori. Praticamente la bottiglia con i colori che sono stati della fotografia. Cioè, praticamente restituiamo alla bottiglia la sua acqua. Dovrebbe starci perché è la stessa che c'era dentro prima, la caraffa era vuota. Sì, forse è rimasto qualche frammento nella caraffa, ma sostanzialmente, se noi ora chiudiamo la bottiglia, abbiamo una bellissima bottiglia di colori. È bellissima, non so se la conserverò, forse che sì, forse che no. È stata un'interessante esperienza. Cioè, non lo so se poi è stata così interessante, comunque a me è piaciuto farla e va bene.